bella, vogliosa, come si dice a Roma, arrapata. Questo mi ha fatto molto molto piacere, tranne un quarto d'ora, ma capita a tutti qui. Quindi sono molto molto contento della partita, e se in Sardegna non si faceva qualche svarione, a quest'ora avevamo molti più punti. Comunque andiamo avanti sereni, andiamo avanti tranquilli. Hanno fatto veramente una bella partita, hanno capito di apprezzare quello che mercoledì diventa il presidente, quindi vuol dire che ci stiamo dando fiducia reciprocamente. Il segnale che darò alla squadra, e anticipo a voi, che qui dal 3 gennaio diventa un'azienda. Il mio progetto, che vi dirò prima della ripresa del campionato, è che l'Unione Sportiva Arezzo, il calcio, rappresenti un 15-20%, non di più. Il resto deve essere impresa vera, quindi dare un significato a questo marchio, perché se io vado a leggere che questo marchio oggi è valutato solo 60.000 euro, insomma, mi pare un po' pochino. 60.000 euro ci compri una discoteca, non un marchio storico, insomma. Volevo dirvi un'anteprima, una cosa, ma lo vedete dai giornali: io sto comprando l'Arezzo con la Marco Matteoni Group, che è la mia capogruppo, dove al 90% è proprietaria mia figlia e il 10% sono io. Un patto notarile, 18 anni di mio figlio, lui prenderà il 45 di mia figlia. Quindi non ho creato una società ad hoc avulsa dal mio mondo, ci sto mettendo la capogruppo, ci sto mettendo i miei figli di mezzo, perché credo in questo progetto. Se avessi creato una società ad hoc, onestamente, vi doveva suonare come campanello di allarme. Io ho intenzione di rimanere, di lottare, tutti lotteremo. Se chi si aspetta di essere, non parlo dei calciatori, chi si aspetta dei fornitori di essere pagato domani mattina, ne parleremo il 30 febbraio, se dobbiamo andare proprio a discutere, però tutti dovranno sacrificarsi, io per primo. Quello che intendo fare molto chiaramente è che una volta che ho in mano tutto, io vado fino in fondo e voglio capire chi ha sbagliato e dove hanno sbagliato, perché io, questo lo vorrei sottolinearvelo, io non pago soldi o colpe di altri. Se qualcuno ha colpa o responsabilità, metterà in mano il suo di portafoglio. Io non sono il pollo che mette i soldi così, perché io, come tutti voi, non rubo. Zavaglia rimarrà la figura centrale dal punto di vista tecnico? Zavaglia è la figura centrale dal punto di vista tecnico, sarà lui che gestirà la campagna acquisti. Gli do massima fiducia, perché ritengo che uno dei motivi per i quali sono qui, poi vi dico anche il secondo, è che c'è Franco Zavaglia che mi fa da copertura. Non è molto amato, non è molto gradito. Signori, si lavora, non è questione. La litizzetto non è bellissima, però guadagna 500-600 mila euro all'anno. Io quello che vi posso dire, Franco, è uno dei motivi. Il secondo motivo è stata una bellissima chiacchierata telefonica con Elvis Abruscato, che mi ha dato la spinta definitiva ad andare avanti, e di questo lo ringrazio. Vi prego di farlo pubblicamente. È nato un bel rapporto con lui? Con tutti quanti.